Buonasera e benvenuti a Checkpoint, il nostro punto di confronto serale sulle notizie della giornata. Ed oggi il tema è ancora quello della fibrillazione politica, una forte fibrillazione in molte forze politiche. Si teme anche una crisi di governo. Ci sono tante questioni sul tavolo, a cominciare dall'ipotesi che la Giunta del Senato, dove oggi non c'è stato l'accordo sul calendario, possa prendere una decisione rapida sulla decadenza politica di Silvio Berlusconi, e questo potrebbe portare a una crisi politica, appunto, con l'abbandono del governo da parte dei ministri PDL. Gli scenari sono molti, le tensioni sono molte. Ne parliamo con Carla Ruocco, al quale do il buon pomeriggio, la buona Buonasera. Buonasera. serata. Grazie Ruocco per essere Grazie a nostra lei. ospite, Grazie. vicepresidente della Commissione Finanze, giovane Sì, Camera di. parlamentare del Movimento 5 Stelle, proviene da un'esperienza di funzionario all'Agenzia delle Entrate, adesso è stata eletta appunto come deputata alla Camera nella circoscrizione Lazio. Sì. Lazio, sì. Allora, oggi il presidente Letta, e tra poco lo sentiremo da San Pietroburgo, è tornato a dire: io devo lavorare per il governo, dobbiamo andare avanti, ce lo chiedono le istituzioni europee, ce lo chiede il mondo dell'economia. Ma cosa sta davvero succedendo nell'aula di Montecitorio? Avrei sperato che Letta potesse affermare, ce lo chiedono i cittadini. Noi rinveniamo un governo di rinvii e per quanto riguarda anche quelli che sono i provvedimenti fiscali di toppe che si riverseranno successivamente sulle spalle dei cittadini. Quindi non capisco, Letta, a cosa faccia riferimento. Nel senso, sì, se lo chiedono le istituzioni europee, sicuramente, ma i cittadini italiani cosa chiedono a questo governo? La vostra ipotesi è sempre e comunque quella di un ritorno al voto? La nostra ipotesi è quella di dare un governo stabile a questo Paese e Letta è un governo sotto ricatto, è evidente. Lo abbiamo affermato per quanto riguardava la partita sull'IMU, tutti a sventolare questa ipotetica e fantomatica scomparsa dell'IMU, senza coperture peraltro. Noi abbiamo sottolineato che la vera partita si sarebbe giocata con l'incandidabilità di Silvio Berlusconi e i fatti ci stanno dando ragione. È questione solo di tempo. Ma i Lei fatti danno ragione è sicura che se si tornasse al voto avremmo un governo più stabile di questo? a noi. Io penso che gli italiani si siano svegliati e vogliano davvero un cambiamento della classe politica. Io le posso sottoscrivere che il vero cambiamento è garantito dal nostro movimento, che è veramente un movimento rivoluzionario in termini ovviamente pacifici e democratici, ma che porta davvero una ventata di novità, sia per quanto riguarda le politiche economiche e che per quanto riguarda proprio lo status dei cittadini. E questo i cittadini lo stanno riscoprendo. Fra poco parleremo anche del vostro movimento, delle vostre proposte politiche, anche di qualche Sì. tensione che soprattutto nelle ultime ore sta un po' creando qualche criticità anche nella gestione, no, del Movimento 5 Stelle. C'è un caso ormai rilanciato anche dalle agenzie, anche negli ultimi minuti, quello di Luis Alberto Orellana. Orellana era stato addirittura candidato da voi come possibile Presidente del Senato, ha espresso un dissenso, è stato criticato per questo dissenso. Orellana sostanzialmente aveva detto non va criticato il dialogo col PD, e è stato appunto ripreso per queste dichiarazioni. Adesso ha detto Orellana: il mio futuro nel Movimento 5 Stelle, devo pensarci su. Guardi, questo è ovviamente emblematico del fatto che nell'ambito del Movimento 5 Stelle ci sia sempre comunque un confronto dialettico e quindi Orellana esprime le sue perplessità riguardo ad un progetto che è quello del Movimento 5 Stelle di fermo cambiamento di una classe politica. E noi quindi per questo non promuoviamo alleanze con chi ha ridotto appunto il Paese in queste condizioni. Se le persone si ritrovano in questo progetto importante di cambiamento, sono benvenute. Se poi fanno degli esami con se stessi e vedono che in questo progetto non ci si ritrovano più, e allora lo estrinsecano in qualche modo e prendono poi le conseguenze del caso eventualmente. Adesso parleremo anche di questo nel corso della nostra conversazione, abbiamo tempo, ma torniamo un attimo sul tema del governo. La sentiamo quello che ha detto a una televisione russa importante, un'all news russa, Russia 24, il Premier Letta, così ripartiamo appunto dai temi centrali per il futuro del Paese. Sì. Io penso che i 4 mesi di lavoro che abbiamo dietro le spalle dimostrano
che la maggioranza può lavorare insieme. I risultati positivi raggiunti sono una dimostrazione che si può lavorare insieme e io credo che sia molto importante che si continui a lavorare insieme per il bene dell'Italia e degli italiani. Oggi ci sono opportunità importanti che la ripresa può dare al Paese, dobbiamo non sciuparle ma dobbiamo coglierle. Un cauto ottimismo quello di Letta alla televisione russa Russia 24, il bilancio però di questi 4 mesi di governo fatto dal Presidente del Consiglio e fatto da voi ha differenze importanti, mi pare. Sì, come ribadisco, noi abbiamo rinvenuto soltanto una serie di rinvii da parte del governo Letta, questo per quanto riguarda il carico fiscale dei cittadini, ma anche per quanto riguarda la riduzione dei costi della politica, non dimentichiamo il finanziamento ai partiti, rinvii che sono dovuti anche alla bocciatura di alcune nostre proposte presentate in commissione e che non hanno trovato accoglimento nelle decisioni dei nostri colleghi degli altri partiti. Quindi noi magari avremmo anche marciato a passo più veloce per il cambiamento di questo Paese, però evidentemente la classe politica attuale che ha adesso in mano il governo del Paese è vincolata, per cui non può prendere decisioni coraggiose, pertanto non accoglie le nostre proposte comunque che sono gettano da un lato il cuore oltre l'ostacolo per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Parlo della riduzione dei costi della politica, parlo per esempio dell'IMU sui capannoni industriali e sulla rivisitazione di un fondo appunto a favore delle piccole e medie imprese, il sostegno alle imprese e tanti altri provvedimenti. Da subito, no? Dall'inizio, da quando i vostri 163 parlamentari sono entrati alla Camera e al Senato, avete detto siamo disponibili ad appoggiare il governo su questioni singole. Lei ne ha fatte alcune di queste questioni sulle quali si potrebbe trovare un'intesa politica. Certamente una vostra contrarietà forte in questi ultimi giorni è quella sull'IMU. Sostenete sostanzialmente che il problema è stato rimandato, che si è giocato un po' al famoso gioco delle tre tasse, come l'hanno scritto qualche giornale, è così? Sì, assolutamente sì. L'IMU è stata... Allora, intanto sull'IMU bisogna dire che Berlusconi aveva promesso la restituzione dell'IMU 2012 e non si è visto nulla di tutto questo. Dopodiché è stata tolta soltanto una rata per quanto riguarda il 2013, quella di dicembre, peraltro senza coperture. Tant'è vero che essi stessi hanno poi inserito delle clausole di salvaguardia, quindi anche loro non credono nelle loro stesse coperture. Sono ipotetiche e pospongono il problema soltanto di qualche mese. Come sappiamo, i problemi economici posposti diventano più grandi, più incisivi. Parlo anche per esempio della service tax che verrà introdotta nel 2014 e che prevede una commistione tra un'imposta patrimoniale e una tassa sui servizi, quindi fondamentalmente mescola i soggetti passivi del proprietario con quello dell'inquilino, con grave difficoltà anche nel ricalcolo degli importi. E questo cosa significa? Che ovviamente sono modifiche opache e che alla fine non garantiscono un alleggerimento del carico tributario, che è quello che gli italiani si aspettavano. Oltre al fatto, sottolineo, che le coperture che si paventa, oltre ad aumenti fiscali, riguardano anche una riduzione di servizi. Ricordiamo che in campagna elettorale non è stato soltanto detto che sarebbe stata tolta l'IMU, ma anche promesso anche città più sicure, piuttosto appunto che maggiore controllo del territorio, oppure miglioramento dei trasporti. Tutto questo ovviamente viene sconfessato perché le coperture riguardano anche eventuali coperture riguarderebbero tagli lineari proprio a questi servizi. E soprattutto alle forze dell'ordine che hanno già manifestato il proprio forte dissenso. Riporto sui temi politici di un'eventuale crisi di governo perché proprio alcuni minuti fa Epifani ha parlato, il segretario del Partito Democratico ha parlato nuovamente della posizione del Partito Democratico alla Giunta del Senato che dovrà decidere se rinviare alla Corte Costituzionale o invece scegliere una diversa agenda per il voto sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi. Epifani ha detto la posizione del PD sarà quella che non esistono strumenti, non esistono motivazioni per un rinvio alla Corte Costituzionale, in riferimento ovviamente all'applicazione retroattiva della legge Severino. Che conseguenze avrà secondo lei questa posizione se sarà quella ufficiale del Partito Democratico?
Bisognerebbe chiederlo ai famosi falchi del PDL. Fatto sta che, come dicevo, questo è un governo sotto ricatto, quindi probabilmente se non salvano Silvio Berlusconi, ecco che il paese si vedrà per colpa di una persona che decide di far saltare il tavolo, si ritroverà appunto in imbarazzo per quanto riguarda il proprio governo. E Quindi è un voi paese confermate intero che in sotto questo staccio. caso comunque la posizione è quella di chiedere un ritorno alle urne a Napolitano, cosa che il Presidente della Repubblica però ha detto non farà, cioè ha detto farò di tutto per non tornare al voto. Voi confermate che chiederete il ritorno alle urne e soprattutto non esiste nessun rischio di spaccatura o frazione all'interno del vostro movimento, secondo lei? Allora, rispondo sul ritorno alle urne. Noi non chiediamo sicut simpliciter un ritorno alle urne. Noi abbiamo messo sul tavolo una serie di alternative. Intanto abbiamo proposto un nostro governo con i 20 punti del programma che stiamo già realizzando, tentando di realizzare nelle commissioni e comunque abbiamo già presentato proposte di legge in merito. Poi abbiamo comunque in campo una proposta di cambiamento della legge elettorale che potrebbe essere appunto accolta e in ultima analisi, qualora lo stallo dovesse dimostrarsi definitivo e tutte le nostre proposte operative non venissero ovviamente accolte, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare all'infinito? E rispetto invece alla compattezza del Movimento 5 Stelle su questa strada? Come le dicevo, il dialogo democratico è intrinseco al Movimento 5 Stelle, quindi io non penso che ci siano pericoli particolari in questo momento per il Movimento, però certo c'è qualcuno che potrà pensarci per un motivo o per un altro, però io non so dire un numero preciso, saranno sicuramente eventualmente una quantità residuale e peraltro prevista, perché è chiaro che ci può essere una Posizione percentuale individuale. di ritocco, semplicemente posizione individuale e percentuali di ritocco, forse sì. E magari qualcuno valuta se queste posizioni individuali saranno sufficienti a un'eventuale Letta bis, no? Questa potrebbe essere una strada. Bisognerebbe chiederlo a questo qualcuno. Va bene, No, questo è beh, assolutamente settemente, alla vero. Giunta del Senato per la decadenza di Silvio Berlusconi. Poco fa il segretario del Partito Democratico Epifani ha detto non intravediamo la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale per avere un chiarimento sulla retroattività della legge Severino. La legge Severino è quella che stabilirebbe appunto la decadenza del senatore Berlusconi. Ma ci sono anche aperture. Ieri ha parlato l'ex ministro della Giustizia Cancellieri dicendo che invece avrebbe ritenuto corretto questo richiamo alla Corte Costituzionale. Vedremo quello che accadrà. Ne stiamo parlando con Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Buonasera. Commissione Finanze. Ancora buon pomeriggio, Ruocco. Buonasera. Eravamo arrivati, diciamo, ad affrontare anche i vostri temi, no? Le vostre proposte Sì. politiche. Il leader del Movimento Beppe Grillo ha rilanciato un'iniziativa che in qualche modo è stata quella che ha dato il primo segnale strettamente politico del Movimento 5 Stelle, cioè il cosiddetto Vaffa Day, una giornata di ira, per così dire, nei confronti del mondo politico e del mondo anche della vecchia politica. Terza edizione del Vaffa Day, ha ancora senso questa iniziativa dal momento che in 163 siete ormai nelle istituzioni? Certo, ha ancora senso perché, come dicevo, il paese è governato comunque da una veteropolitica e quindi noi ci auguriamo un orizzonte molto più moderno in questo senso. E quindi perché si ricomincia da lì? C'è bisogno di ritrovare una compattezza o ci sono... Perché è un modo per ritornare, anche se noi non l'abbiamo mai interrotto, al contatto con i cittadini. Noi periodicamente, anche a Montecitorio, fuori Montecitorio, trascorriamo del tempo con i cittadini, li chiamiamo Agorà 5 Stelle. C'è un confronto ed è un modo anche per raccontare quello che avviene all'interno di quel palazzo, che a volte è un po' isolante. Questo è un modo anche più, tra virgolette, plateale per unificarci ancora una volta con i cittadini e con i nostri elettori. Lei poco fa ha detto non chiediamo soltanto il ritorno al voto, se questo governo andasse in crisi potremmo per esempio chiedere di approvare la legge elettorale e poi tornare al voto. Avete anche presentato alcune
proposte di riforma del cosiddetto... Le stiamo elaborando, le stiamo elaborando e le presenteremo a brevissimo, e riguardano sicuramente una modifica importante della legge elettorale, che prevede, come abbiamo sempre sostenuto e abbiamo anche detto in campagna elettorale, un maggiore riavvicinamento tra il cittadino e l'eletto attraverso il voto di preferenza, delle circoscrizioni più limitate dal punto territorialmente più limitate, ed un proporzionale che però nello stesso tempo assicuri governabilità. Le faccio invece anche un'altra domanda. In questi giorni è di grande attualità purtroppo l'ipotesi di un attacco americano alla Siria. La posizione italiana è sembrata un po' defilata nei primi giorni. Il ministro Bonino ha sì ammonito rispetto a un rischio di guerra mondiale, poi ha aderito anche allo sciopero della fame, la proposta, diciamo, in questo senso di Papa Francesco. È sembrato prevalere un imbarazzo rispetto all'idea americana di attaccare la Siria. Lei che cosa ne pensa? Personalmente noi rispettiamo la Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, quindi il tutto e per tutto in questo senso, sicuramente. Non è stata, diciamo, una debolezza quella di Obama di minacciare più volte la Siria contro l'uso di armi chimiche e poi una volta, avendo sostenuto di avere le prove, però fare un passo indietro, oltrepassare quel filo rosso che lui stesso aveva tirato? Ma guardi, sicuramente è una situazione estremamente delicata. Per quanto riguarda la politica di Obama, è chiaro che io penso che anche gli americani abbiano comunque siano resti a questo tipologia di attacchi, quindi è chiaro che magari sembrerebbe ritornare sui suoi passi, però anche questo lo espliciterà comunque le prossime settimane, lo espliciteranno la posizione poi che precisamente verrà presa. In questi giorni è in corso un'importante riunione internazionale G20 a San Pietroburgo con il Presidente Letta, il Presidente Obama e anche il Presidente Putin, oltre appunto ai 20 leader dei paesi più industrializzati. Questo tipo di incontro, questo tipo di dinamica anche della gestione del potere è sempre stata oggetto delle vostre polemiche. Si parla molto di economia, si parla di sistemi paese, si parla forse poco di cittadini, è sempre stata questa, no? Un po' la vostra critica. Certo, come dicevo, anche nel nostro, tra virgolette, piccolo, ma neanche tanto, in senso, nel nostro ambito italiano, abbiamo lavorato 5 Stelle proprio perché noi abbiamo sempre questa propensione verso i cittadini, quindi questi sistemi ci sembrano sicuramente isolanti e distanti, però non le chiamerei polemiche, le chiamerei piuttosto delle proposte costruttive di riavvicinamento, e sicuramente noi sì, effettivamente ci sentiamo più vicini ai cittadini, devo dire. Sinceramente sì. Abbiamo ancora 2 minuti, le faccio un'ultima domanda con sincerità. Secondo lei quanto cambierà, se ci sarà un'elezione, la vostra componente? Cioè quanti di voi, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, avranno la possibilità di ricandidarsi e quanto invece il Movimento sceglierà di rinnovare le liste? Non il Movimento, sceglieranno i cittadini ovviamente, noi faremo in modo che esprimeranno loro le loro, secondo un sistema meritocratico decideranno chi andrà avanti in questa esperienza e chi si fermerà. Ricordo che comunque tutti quanti noi abbiamo il vincolo dei 2 mandati, quindi chi si presenta ed eventualmente entra in Parlamento la prossima volta, poi comunque successivamente non lo ripeterà questa esperienza. A lei sta piacendo l'esperienza da parlamentare? La trovo molto dura e molto formativa, sono in ansia perché vorrei cambiare il paese, quello in questo senso mi mette un po' d'ansia perché vorrei vedere, ho 2 bambini e vorrei vedere che le cose cambiassero molto più rapidamente di quanto invece purtroppo vedo. Allora grazie davvero a Carla Ruoco del Movimento 5 Stelle, ve lo ricordo, nostra ospite, vicepresidente della Commissione Finanza, che ha risposto a tante domande sulla situazione italiana, sull'ipotesi di una crisi di governo che in qualche modo minaccia il nostro paese e anche la nostra economia, che sta vivendo giornate non facili. Allora ancora grazie a Carla Ruoco e tra poco, buonasera, e l'appuntamento è tra poco con le Breaking News e il TG di TGcom24.